Lettura dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore. Nel corso della vita ci imbattiamo in una moltitudine di persone che ci offrono tutto, piaceri, amicizia, strutture, ricchezze, sentimenti, divertimento, amore, conoscenza. Molte sincere, ma altre bisogna saper discernere tra falsi profeti, tra quei lupi travestiti da pecore e quelle che ci avvicinano veramente a Dio. La storia è piena di esempi. Quante volte abbiamo creduto alla bontà di poche parole, di un pensiero, e alla fine ci siamo accorti che dietro una bella apparenza c'erano degli interessi oscuri, movimenti politici, correnti filosofiche, sette di ogni genere che alla fine ci hanno mostrato il loro vero volto, i loro frutti. E non è facile distinguere il grano dalla palla in molte occasioni. Oggi il Signore Gesù ci dà un criterio semplice e concreto per discernere chi sono i veri profeti, coloro che ci guidano verso il regno di Dio. Dai loro frutti li riconoscerete. Quando, nonostante le miserie e i peccati che tutti abbiamo, un cristiano è coerente con la sua predicazione e ama il prossimo, possiamo ringraziare Dio per essere davanti a un profeta che edifica l'intera comunità. Viviamo in un mondo frenetico nelle sue comunicazioni e in gran parte delle sue attività lavorative e commerciali, dove chi produce di più viene valorizzato e chi non raggiunge il rating di vendita viene emarginato. Dove la competenza professionale viene costantemente inesorabilmente valutata e i risultati contati avidamente, dove cerchi solo persone che conducono progetti di successo, eccetera. La logica evangelica è, se possibile, più compromettente. Per essere un buon discepolo non basta lavorare solo, come si farebbe ogni occupando un posto di responsabilità in un'azienda. Non basta nemmeno essere originali per presentare il messaggio, il prodotto o il servizio in modo nuovo, attraente o accessibile. Anche mettendo in gioco tutti i doni umani che abbiamo, dobbiamo partire dal presupposto che in tutto questo siamo solo strumenti nelle mani di Dio. Perché portare frutto e comunicare agli altri un'esperienza, una fede che abbiamo ricevuto in dono, e darlo non come qualcuno che condivide qualcosa che ha in possesso, perché la fede non è posseduta e appartiene solo a Dio, ma ci ha permesso di comunicare la nostra esperienza, consapevoli che Dio aggiungerà la parte che gli corrisponde. Occorre essere guidati dallo Spirito Santo e soprattutto umiltà e fiducia.
essere più consapevoli di Dio e della sua volontà che di noi stessi. Anche le nostre forze e capacità, così come le nostre mancanze e limiti, fanno parte del piano di Dio. Dai loro frutti li riconoscerete. È la chiamata a collaborare all'opera di Dio se ci prestiamo con decisione e umiltà a giudicare dai frutti dell'albero della tua vita personale come ti definisce, falso o vero. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.